Il numero 8 è sempre ricorrente all'interno di questa storia. Cosa nasconde il titolo di questo nuovo manga? Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per l'appuntamento domenicale dedicato a Samurai 8. E se siete giunti al quarto capitolo di quest'opera vuol dire che vi sta intrigando, perché il quarto capitolo è quel capitolo che andate a leggere solo se l'opera vi sta piacendo. Daruma chiede ad Hashimaru di dirgli il suo numero preferito. Hashimaru risponde 8, visto che è presente all'interno del suo nome. Effettivamente Hashimaru può essere tradotto letteralmente come ragazzo dell'otto. I giapponesi utilizzano la parola Maru alla fine di un nome per indicare la discendenza o l'appartenenza al nome a cui è legato. Ad esempio in Naruto abbiamo Konohamaru, che significa il ragazzo di Konoha. Hashimaru dunque è un nome che lega il personaggio per qualche misterioso motivo al numero 8. Daruma stesso, quando ha incontrato Hashimaru, gli ha detto che lui fosse l'ottava persona che ha cercato personalmente. Lo stesso titolo del manga contiene il numero 8, che letto in giapponese suona come Samurai Ashi. E vista quest'ultima considerazione, forse sarebbe meglio cominciarlo a chiamare Samurai Ashi anziché Samurai 8. E voi che ne pensate? Rispondete al sondaggio per esprimere la vostra opinione sulla giusta pronuncia del titolo di questo nuovo manga. Esprimi tramite i commenti le tue opinioni e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video dedicati a Samurai 8. Sul sito del NIF Team è possibile trovare la traduzione dei capitoli. In descrizione trovi il link al sito. Alla fine dello scorso capitolo abbiamo pensato che il quarto ci avrebbe rivelato il segreto del papà di Hashimaru. Invece non ci viene rivelato, ma assistiamo ad un flashback dal punto di vista del padre, dove sembra essere presente un individuo che ha tutto l'aspetto di un villain, che dice "Io ti troverò". Il papà di Hashimaru dunque sembra fuggire da qualcuno, possibilmente colui a cui ha sottratto la chiave del samurai, che ha poi inserita all'interno di Hashimaru. Forse è per questo che suo padre non vuole che Hashimaru si allontani da casa. Entrambi potrebbero essere ricercati, entrambi corrono immensi rischi ad esporsi. Forse per questo motivo il padre non vuole che Hashimaru si unisca a Daruma. Questo capitolo finalmente ci rivela il destino della galassia. I pianeti a quanto pare rischiano di scomparire. Occorrono il vaso di Pandora, 7 chiavi e qualcuno in grado di usarle. È possibile che si tratti di Hashimaru? Molto probabile, in quanto è lui il protagonista. A questo punto il significato dell'otto potrebbe essere proprio questo, l'ottavo elemento oltre le 7 chiavi. È una soluzione però troppo scontata, quindi chissà, staremo a vedere con i prossimi sviluppi. Un'altra domanda che ci poniamo è perché Daruma presenta l'aspetto di un gatto. È stato condannato a questo aspetto? E per quale ragione? Ad un certo punto potremmo conoscerlo con il suo aspetto da umano? Probabilmente sì, ma prima di questo siamo curiosi di vedere a quale allenamento sarà sottoposta Hashimaru nel prossimo capitolo. La settimana prossima il video commento di Samurai 8 non potrebbe uscire di domenica, probabilmente arriverà il lunedì perché saremo impegnati a Etna Comics, quindi sarà difficile riuscire a realizzare il video, ma se ci seguite su Instagram potete seguire numerosi post, video da Etna Comics, qualche video live, probabilmente lo faremo anche sul canale. E se siete a Etna Comics seguiteci su Instagram, così ci organizziamo per incontrarci. E non dimenticate la nostra conferenza sabato 8 alle ore 10 alla YouTube alle di Etna Comics. Etna Comics, la fiera del fumetto che si tiene a Catania, e quindi seguiteci attraverso i nostri social Instagram o Telegram o anche su YouTube se volete, ci mandate un messaggio e noi cercheremo di incontrarvi. Quindi ragazzi, ci vediamo a Etna Comics per tutti coloro che saranno presenti in fiera.